Ciao a tutti da Data Ranger, benvenuti in un nuovo video delle Spa Robots Reviews. In questo episodio andiamo a fare l'unboxing, signor e signori, di un kit che non ho mai avuto nella mia collection, mai proprio, non ho avuto proprio totalmente il genere, non mi aspettavo mai che riusciste direttamente a prenderlo direttamente. E comunque sia, quest'oggi subentra anche una nuova casa di moda di cui faremo poi bene direttamente l'analisi, direttamente vedremo direttamente come sa. Oggi facciamo l'unboxing di questo model kit qui, o meglio io di Mecha Godzilla alias Kiryu, tratto dal film di Godzilla X Mecha Gojira, prodotto dalla Aoshima. Cominciamo subito analizzando la scatola e stavolta direttamente analizziamo direttamente da così, perché direttamente l'immagine è verticale, sinceramente in fare da tutta a schermamento mi sarebbe stato un po' difficile. Comunque se contiamo in giapponese, allora i loghi praticamente del film, che è praticamente un film molto vecchio in pratica degli anni, primi anni 2000 direttamente, e che devo dire che è davvero molto bello, sicuramente molto meglio anche un po' di quel Godzilla un po' americano, voglio dire, ma poi un giorno magari ne parlerò. Comunque sia, poi contiamo direttamente su questa parte un pochino schiacciata, mi dà un po' fastidio il logo della Aoshima direttamente, e quindi di un altro logo che si chiama ACKS direttamente, buono, non ho capito per nulla. Poi abbiamo una cosa che si chiama Paci, poi se vedete qui direttamente vediamo questo bellissimo loghetto di Godzilla direttamente in oro, con tra l'altro messa anche un po' la data di fabbricazione, che è 2018. Poi sulla sfondo della bellissima box art, che devo dire che è davvero niente malaccio, devo dire, e forse magari se me la conservo la scatola direttamente. Te guardate qui che bella, veramente vediamo il nostro Mecha Godzilla, o alias Kiryu, ma che chiama solamente Mecha Godzilla, che intento direttamente a sparare praticamente i vari missi in questo sfondo qui di scena un po' distrutto, quant'altro del jet, veramente fatto molto bene, ci sono veramente tantissimi dettagli, questo mi piace veramente un casino per la scatolina direttamente che da presentare. Beh, vediamo il nostro Mecha Godzilla ben qui, e poi troviamo alcune informazioni MFS3, mi sembra che forse venga indicato che sia il terzo Mecha Godzilla cinematografico, vabbè, e qui il nome in grande Mecha Godzilla, più poi qui c'è una strana scritta che non so più cosa cacchio vuol dire, must go, cosa del genere, vabbè. Questo lato lungo della scatola, allora troviamo un front view e un review, sempre sul nostro Mecha Godzilla, che c'è anche un po' il suo back, perché in pratica il suo armamentario, niente malaccio, e che tra l'altro vi dico già direttamente questa cosa qui, questo Mecha Godzilla è dato dal primo film di Godzilla Tokyo SRS, esattamente quello in cui c'è solamente lui che si scontra contro con Godzilla, non quello in cui c'è morta direttamente. Poi qui troviamo alcune informazioni sui dettagli, ci sono alcuni thruster proprio sui nascosti, questo qui sarebbe una delle sue armi, o meglio lo Zero Absolute Cannon direttamente. E poi qui troviamo un'immagine che mostra in pratica tutto il suo armamentario. Poi qui troviamo anche questa cosa qui con scritto Type 3 Multiple Purpose Fighting System Kiryu, che si viene chiamato così, e alcune informazioni in giapponese che purtroppo non riesco a capire. In quest'altro lato lungo della scatola troviamo semplicemente questo logo qui direttamente su Mecha Godzilla, veramente molto figo, devo dire, mi piace veramente un casino direttamente, molto bello. Vabbè, qui troviamo alcune cose, informazioni su cauzione, di fare attenzione qui praticamente, con anche scritto anche qui in italiano, anche per avvertirci, vabbè, ok direttamente. Qui troviamo alcuni log direttamente che ci indicano varie cose, e basta qui in pratica, vedete, nulla di particolare. Tra l'altro non è nemmeno segnato neanche il prezzo in yen per questo kit, un pochettino che peccato. Direttamente l'unica cosa che ci chiede soltanto è che di qua c'è questi piccoli accessori qui, che sarebbe il cut della pinza, e direttamente questo qui per le decals, e basta, più il loro sito web da visitare dietro, più il loro sito web direttamente da visitare direttamente. Devo dire un pochettino poveretta un po' la scatola in questo punto qui, ma vabbè ragazzi, adesso vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione, come sempre metto di sopra, e anche praticamente questa mini paginetta davvero interessante direttamente. Poi troviamo praticamente ben 11 più o meno pacchetti umorosi, che li ho contati prima, sono davvero tantissimi. Allora, questo qui che sarebbe il primo, con questo foglietto qua e un po' di decals, direttamente è una piccolissima rana molto piccolina, mi chiedo perché metta in questo pacchettino così piccolino, voglio dire. Poi troviamo un secondo pacchetto con altre parti in grigio argentato, uguali, mi sembra di capire. Poi troviamo un secondo pacchetto con altre rane in nero praticamente, poi questo qui con altre parti, in quest'altro qui parti più corte direttamente e parti più interessanti per Mecha Godzilla. Poi qui troviamo runner in nero,
in quest'altro qui direttamente, che scusate la messa a fuoco della videocamera che fa un po' schifo anche per vedere il tempo. Comunque se qui troviamo altre parti più belle del busto di Godzilla. Poi qui troviamo ancora parti direttamente in nero praticamente, poi questa qui direttamente di Anna, e poi altra Anna in blu, e poi in gran finale qui c'è anche una scatolina misteriosa che praticamente, che scusate, è ancora messa a fuoco del cacchio, voglio dire, lo vedremo direttamente dopo, diciamo, no, anzi mi serve qualcosa per mettergli, che lo vedremo praticamente dopo che cosa c'è all'interno, che c'è davvero un contenuto davvero piuttosto interessante. Bene ragazzi, scusate la pessima qualità direttamente, che è la mia pessima videocamera direttamente, ma adesso vediamo per bene e più nel dettaglio le Anna di questo modello. La prima Anna, o meglio le prime due Anna che andiamo a vedere, sono praticamente le due Anna A praticamente, e come potete vedere sono praticamente due Anna gemelle, quindi una può praticamente andare qua dentro. Allora qui semplicemente troviamo varie parti, credo principalmente per le parti del nostro mecha Godzilla, o meglio questi che sono gli spuntoni che andranno dietro la schiena e vari tipi di dettagli, questo non è idea di cosa sia, ma vabbè, lo vedrete poi sicuramente nella review, sicuramente che cosa sia. Poi c'è l'Anna B, quest'altra Anna qui dove in pratica qui ci sono varie parti speciali, alcuni qui direttamente per le parti direttamente del piede e un po' più per le manone direttamente del nostro mecha Godzilla. Poi c'è l'Anna C praticamente, questa che è la più grossa che varie parti direttamente. Questi sono praticamente per la schiena del nostro mecha Godzilla e per alcuni pezzi sempre sulla schiena per qui direttamente con le sue bellici spuntoni e basta praticamente. C'è poi l'Anna I, quest'altra Anna qui, che non ho capito bene direttamente. Qui sono più parti molto di spuntoni direttamente. Mi sembra parti più che si vanno a mettere qui sulla schiena, quindi ho messo a fare molte. Poi c'è l'Anna J, quest'altra Anna qui con altre varie parti per la schiena direttamente. Questa qui che compone il suo mega cannone che sul petto, meglio l'Absolute Cannon direttamente, o il cannone assoluto. Poi c'è l'Anna E, qui ci sono le parti più che altro in giù per, diciamo, il nostro mecha Godzilla, nulla di che, ma veramente molto ben dettagliate, come ovviamente tantissima pannellina, scritto quanto noto. Poi c'è l'Anna D, dove qui praticamente questo qui è un'altra parte, qui ma direttamente un altro colore finalmente, e ma come vabbè, ha vari tipi di pezzi, questi qui più che altro per i tasti, e questi qui per i suoi mega cannoni sulle spalle. Poi c'è l'Anna F, questa Anna qui ma con varie parti. Allora, questa qui mi sembra per la testa direttamente e sempre altre parti del suo rivestimento, voglio dire. Si vede che un pochettino è un po' molto ripetitivo in alcuni pezzi. Poi c'è l'Anna N, un'altra Anna con varie parti, sempre direttamente delle squame, che ce ne mette anche un po' troppe direttamente. Vabbè, ve le vedete praticamente qui direttamente, nulla anche qui da dire direttamente. Poi c'è l'Anna H, una Anna completamente in nero direttamente, ma con parti più speciali direttamente. Vedete qui, c'hanno vari segnetti, diciamo, come delle specie di mini orghette, vanno un po' a simulare per bene un po' una specie di pelliccia per il nostro mega Godzilla, che praticamente non ha. Ma comunque sono fatte veramente molto bene, mi sembra capire che sono varie parti che si vanno ad agganciare sui buoni punti di articolazioni. Poi c'è l'Anna X, questa qui non ha nulla proprio di particolare, semplicemente, ma solamente alcune parti che dovrebbero essere ancora delle squame, mi sembra di aver capito, poi magari vediamo nella live di cosa si tratta. Abbiamo qui infine l'Anna Q direttamente con vari pezzi direttamente per le più per le articolazioni direttamente particolari direttamente. Niente male, c'è questo sistema sferico, voglio dire, mi aspettavo un po' di più, ma ok, ci può anche stare. Ve lo dico poi nella live direttamente il perché non mi convince molto questa parte qui. Abbiamo poi l'Anna G direttamente, queste due Anna qui direttamente in blu, che praticamente questa qui sta una parte in più di sopra di questa qui che non ci poteva stare direttamente, ma qui potete in pratica le parti dei mega cannoni sulle spalle direttamente. Niente malaccio, voglio dire, dei mega cannoni, veramente un po' fighi, vi dico la verità, quando ho visto il film ho pensato, sì, ma sembra più un'arma da Power Ranger che più che altro che un'arma da mega Godzilla, voglio dire, ma ok, ci sta, è figo così con questo. Poi ci sono le Anna R, queste altre Anna qui, diciamo, per altri pezzi direttamente, che vanno a simulare questa specie di finta pelle direttamente, nulla di particolare qui da dire, che magari forse hanno anche mettere un po' di pezzi in più per le articolazioni, come direttamente potete notare, con questo effetto qui a vedino che vi piace un casino.
E contrariamente a quanto mi aspettavo, direttamente ci sono i polyclips per questo modello, i PC direttamente, che sono i P18, diciamo, avrebbe un altro nome più complicato direttamente, ma non vado a leggere. Qui vediamo, vabbè, che sono belli inflessivi come i polyclips normali, ma sono a tipo più unico, voglio dire, niente male, voglio dire. Sono curioso di sapere come si comportano direttamente, se hanno anche di buona qualità, perché nella review lo analizzo con molta severità questo kit qui. E poi qui praticamente, coperto da questa parte qui, abbiamo praticamente questo mini foglietto qua, con in pratica le decals di questo modello. Non ho capito se sono decals ad acqua o praticamente decals adesive trasferibili. Spero non trasferibili perché io le odio veramente, ma comunque se vedremo per bene, io non penso che lo utilizzerò. E per concludere in bellezza, fra tutte le anne abbiamo quest'ultimo qui, ma io il pacchetto misterioso. E cosa ci sarà mai dentro? Beh, adesso vediamo subitissimo. Scusate l'apertura, ma è un po' complicata. Ecco qua. Allora, qui praticamente ci sono queste parti qui che non ho ancora deboxato. Allora, queste qui belle morbide, in plastica super morbidissima, che vanno con poi i panti principali che non vi dico, ma sicuramente molti di voi avranno già capito. Poi ci abbiamo un altro mini fogliettino direttamente in plastica, questo qui con le mani di Mecha Godzilla, che sono in plastica dura. Poi vabbè, le altre parti in plastica morbida direttamente. Poi ancora abbiamo direttamente questa parte qui, direttamente con altre parti morbide. Direi che non ho capito bene dove cacchio si colleghino, ma lo vedremo proprio bene sempre nella review. E scusatemi se ripeto direttamente questa fase qui ancora per l'ennesima volta. E poi in gran finale abbiamo questi due mini pezzettini qui in due colori, in pratica il giallo e il rosso. Ma serve in pratica per scegliere la modalità di Mechagodzilla. Se mettono in pratica in modalità normale controllato degli esseri umani, in pratica un controllato sempre da dei mostri. Che poi vabbè, una cosa che spiegherò direttamente nella review per chi non ha capito, voglio dire direttamente, o chi non ha visto il film. Ma se in ogni caso volete sapere di più, guardatevi il film, che non è che per un niente malaccio. Diamo infine, come sempre, una rapida analizzata direttamente al manuale di istruzioni e direttamente a questo foglietto qui direttamente interessante. Questo qui lo vediamo direttamente dopo, allora vediamo il manuale di istruzioni praticamente. Qui vediamo in pratica le immagini sulla boxata direttamente, quelle immagini fighissime, anche se sono tanto in suo splendore, veramente molto bella direttamente, anche con i loghetti così, devo dire, veramente fantastica, vuol dire proprio un bel manuale di istruzioni, veramente non li vedevo così, non da tantissimo tempo. Poi a prenderlo qui semplicemente non troviamo nulla di particolare, su cui informazioni varie in multilingue, vabbè, altre cose che non ci interessano per nulla. Poi troviamo direttamente alcune visioni direttamente sul front, il side e il rear. Purtroppo niente pose fighe per questo Mechagodzilla, che peccato un pochettino, voglio dire, sulla immagine principale è carina e qui nulla di particolare. E poi qui troviamo direttamente le istruzioni progressive per il montaggio di Mechagodzilla praticamente, che in pratica vanno dal montare direttamente la testa, direttamente come potete notare. E poi vabbè, continuano per altre parti, compongono in pratica le gambe eccetera, ma non mi voglio soffermare sopra direttamente, fino a fare il busto, anche su Mega Coda, che sarà una parte lunghissima, ci intaccio ovviamente, e ci sarà un po' noiosa per me, che io lo vado a montare. E si conclude direttamente sull'agganciare tutti i pezzi e mette direttamente il mega cannone da spalla su Mega Godzilla. Poi in questa parte qui direttamente del manuale, nella pagina finale, invece di immagine figa, invece troviamo semplicemente qui una lista con tutte le handles di questo modello e nemmeno un consiglio sul montaggio. Ok, mentre invece poi in questo secondo foglietto qui troviamo semplicemente, vabbè, una guida semplicemente sul dove andare a mettere le decals direttamente e basta. Tra l'altro, voglio dire, poi ne sono anche deciso se mettere oppure no, perché posso anche farle tranquillamente anche io con i miei marker direttamente, e vabbè, basta. E qui ho alcuni consigli anche praticamente su come andare a tagliare alcune parti e come andarle a inserire, ma non mi interessa per nulla. L'unica cosa che dico in più, questa immagine qui è davvero figa direttamente con senza logo direttamente, forse me la farò come mini poster per la mia stanza, voglio dire, perché è davvero bella, devo dire. Bene, direi che con questo unboxing si conclude qui, adesso non mi resta che assemblare il modello e poi farvi vedere quale sarà il risultato finale nella review direttamente, che tra l'altro io non vedo proprio l'ora direttamente, perché questo kit qui veramente mi incuriosiva veramente un casino. Vi dico già direttamente una piccola cosa, che magari fa un po' il kit di male a un po' di voi: io in generale non sono fan di Godzilla, sinceramente non sono un grande fan, voglio dire, seguo un po' le cose sulla saga, ma non sono proprio direttamente un grandissimo fan. Diciamo che qualcosina ho visto, ma in generale modo, sapete cosa non mi piace? Cioè, Godzilla in generale forse un pochino mi piace come mostro, ma dico la verità direttamente, voglio dire, non mi piacciono alcune cose sulla guerra della natura, voglio dire, un po' che alcune volte un po' certe tematiche un po' danno un po' fastidio,
è un concetto che non voglio andare a dire qui e non andare a spiegare per nulla praticamente né qui né nella review direttamente, magari se un giorno me ne parlo direttamente, direttamente in un video posto su Godzilla vi spiego direttamente perché non mi piace direttamente, ma comunque se sono sia non vedo assemblare questo qui e vi dico cosa ne penso, perché poi l'ho preso anche per un altro motivo direttamente che poi nella review scoprirete, ma io forse avete già direttamente capito perché quest'anno è avuto qualcosa con Godzilla e Gundam ma non vi dico nient'altro e lo giudico con la massima severità questo kit qui direttamente, perché questo kit qui è un kit molto speciale. Vabbè ragazzi, in questo è proprio tutto, vi do come sempre i miei sotto invito, io quello che se video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento, vi ricordo di fare anche una piccola condivisione comunque voi vogliate, poi vi ricordo anche, poi se volete visitare la mia pagina Facebook trovate il link in descrizione dove trovate foto qui tutti i miei modelli e tutti i miei passaggi relativi a questo montaggio di questo mega Godzilla, tutto fatto qui per anche quelle pose fighe direttamente. Poi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo da non perdere tutte le mie notifiche e mi raccomando seguitemi perché pubblico ogni video uno a settimana praticamente dai super robots come questo qui o come Mazinga e molti altri e poi oppure faccio anche le Gump reviews e anche le Super Heroes reviews, anche le Toy Box reviews, recensisco vari giocattoli e molto altro ancora. Bene, con questo per tutto, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo al vostro The Ranger.